E ok, il primo scontro con Susukoso è andato. Però, a rigor di logica, quindi se ci sono tutti i nostri, diciamo, amici leader, vuol dire che c'è anche Fuya e ipotizzo sia in coppia con l'amica di Shoka. Quindi Another dovrebbe in teoria essere in coppia, la butto lì, con Shiba. Boh, comunque, vediamo un attimo quanto è indietro il nostro amico Minamimoto. Vediamo, proviamo ad aumentargli la difesa. A Minamimoto le cose amare non piacciono. Dai, in realtà secondo me gliele hanno rialzate un po', perché non credo che quando avevamo Minamimoto avevamo per nulla ste statistiche. Quindi secondo me l'hanno un po' rialzato a livello di Shoka e Neko quando si sono aggregati al gruppo. Prossimo obiettivo, Miyashita Park. Secondo me qui c'è Fuya. Vediamo. Sì, perché qua in teoria c'era l'amica di Shoka quando è morta, quindi vediamo. Sento che c'è un posto di controllo qui vicino. Sbrighiamoci a trovarlo. No! Ah, mi ero dimenticato di lei, è vero. Io pensavo a quelli di grosso calibro. E beh, se allora c'è Shiba, allora lo troviamo più avanti. Dai, effettivamente non aveva senso che lo trovavamo così in mezzo alla marmaglia. Congratulazioni, siete al posto di controllo spasso dei demoni. Presentatemi le vostre tessere e io le timbrerò. Lady Tsugumi! Lady Nagi, che sorpresa! Piacevole, aggiungerei. Quando ci siamo visti l'ultima volta? A Natale, vero? Alla cena con spettacolo del nobile Ishimoto, oh, mi pare. Pare anche a me, è passato molto tempo. E non ho più avuto vostre notizie, come state? Immagino che siate al corrente del nuovo album del nobile Ishimoto, Twister 2021, Fan in the Sun. Ditemi, lo avete già acquistato? Certo, in 5 copie, così da avere tutte le copertine diverse. Non mi aspettavo nulla di meno. Io, tra l'altro, sono riuscito a ottenere l'intera collezione di fotografie esclusive che Tower Records regala a ogni acquisto. In totale 30, per la precisione, che ritraggono la vita del nostro amato Ishimoto lontano dai riflettori. Ovviamente per preservarle le ho inserite in un album comodo da consultare. Ah. Adesso combatto per chi ce l'ha più lunga. Beh, io l'ho seguito nel suo ultimo tour. Forza Giappone, sguizziamo in spiaggia, Twister Fest. Ho le magliette e gli asciugamani esclusive di ogni sosta del tour. 10 per ognuna, a ogni concerto. Ah, molto notevole. Ecco appunto. Tamarindo, ma che succede? È una specie di discussione su chi sia la più grande fan di Ishimoto, ma faccio molta fatica a seguirle. A ogni modo, forse è una domanda sciocca, ma andrete allo Shibuya Palooza, vero? Insomma, non credo che perdereste il ritorno a Death March. Ma, ecco. Oh, non ditemi. Non avete i biglietti, quindi è per questo che state partecipando a questo gioco? Sarebbe impensabile. E se davvero non avessi il biglietto, non c'è da vergognarsi nell'ottenerlo ora. Tutto questo è perfetto. Spiacente, ma non timbrerò la vostra tessera. Ah, che umanità. Una collega che ostacola il mio incontro con il nobile Ishimoto. Voi timbrerete la mia tessera e io assisterò al glorioso ritorno dei Death March. Non se posso evitarlo. Guarda, io mi aspettavo di tutto. Non questo. Non per nulla questo. Ah, qui? Pensavo ci saremmo teletrasportati come l'altra volta di là. Oh, Minamimoto. Quella! Cos'è sto attacco oscurità? Non l'ha mai via, mai fatto! Non la vedo! Infatti penso sia nuovo come attacco! Madonna, che bello! Che bello! Ste combinazioni che abbiamo, madonna mia, mi piacciono un sacco. Vai, Minamimoto! Qualcuno libera Beat. Vai, spaccala. Dov'è finita? Lei ti prende un po' più di danno rispetto a come si chiama.
A Susukichi, effettivamente. E tra l'altro abbiamo messa qui nell'angolino Corella. Andata. Molto più semplice rispetto a Susukichi, senza nessun dubbio. Susukichi l'abbiamo anche giocato in massimo, è vero. Qua stiamo giocando in difficile. Però la spilla almeno l'abbiamo ottenuta. Vediamo se è quella difficile o quella normale. Anori Doki, vuoto. Perché ho la sensazione sia una catena? Avete vinto. Il vostro amore per Ishimoto è troppo forte. Anche il vostro è formidabile, Lady Tsugumi. Ecco, il timbro. Prendetelo e andate. Yeah. Andate, Lady Nagi. Compiete il vostro destino. Dovete vedere i Death March. Per un attimo pensavo stesse per morire. Il nostro amore per il nostro Ishimoto terrà uniti i nostri cuori. Addio, amica cara. Che cazzo è successo? No, Lady Tsugumi. Lady Tsugumi, grazie. La vostra morte non sarà vana. Nobile Rindo, mi duole, ma dobbiamo proseguire. Va bene, andiamo. Aspettate, non è morta davvero, vero? Ci rivedremo al concerto. Oh, lo sfermione, che bello. A quanto siamo di sfermione, gioco? Non posso vederlo, mi serve un negozio. Però, vediamo la spilla nuova. L1, no? Sì, avevo ragione, è una catena. L'avevo capito dal motivo floreale, però per un attimo ci ho voluto credere. Comunque, vediamo se è il premio normale o difficile. Penso sia normale, purtroppo. E stiamo andando in ordine. Susukichi, Tsugumi, ovviamente era normale, non c'era da aspettarsi niente di meno, perlomeno non è quello facile. A rigor di logica, il prossimo per forza di cose sarà lei. Non penso che faremo un incontro con Leo, non in questo momento, e se lo facciamo sarà uno scontro plus, non farà parte, diciamo, di questo, del loro gruppo, visto che è in gruppo con noi. Ultima zona, che tra l'altro, appunto, volevo vedere quanto sfermione avevamo, perché se non ricordo male la spada bella nuova, tra l'altro, la compriamo qui, giusto? Dovremmo essere a 3 sfermioni. Una spada di suono, che tra l'altro è normale, non è una super spilla. 3 sfermioni, 3 scarlatiti e un taiko cane. A posto. Keep it bella, avrei. Sai cosa sarebbe bello? Una spada di tempo. Non sarebbe male. Non sarebbe male perché magari gli dai l'ultimo colpo e rallenta il tempo. E qui l'ultimo? Dove sarà il posto di controllo? Boh, diamo un'occhiata. A quanti soldi siamo? 988. Allora, abbiamo un nuovo profumo. Questo era da donna, questo da uomo. 66? Non male. Per Minamimoto, colpo grosso. Ritrovamento di 5. Beh, già solo per le statistiche, mica male. Poi per 2 sfermioni. Anzi, aspetta. Visto che abbiamo la strada libera, prima di proseguire, fammi solo vedere un negozio, devo vedere. Ah, ma c'è un maiale qua, è vero? Mi stavo completamente dimenticando di loro io. Eccolo là sopra, come al solito. Ero talmente preso bene dalla storia, tra virgolette, che ho completamente dimenticato di guardare la mappa per i maiali. Eccolo qua. Vediamo se cambia qualcosa. Cioè, se è un maiale normalissimo o se è un maiale particolare. Ne dubito, però. Absolute trash. Su quello hai ragione, Minamimoto. Madonna mia, che soddisfazione che la spilla questa qua della Fenice. Dà un effetto casuale di ogni tipo. È fantastico perché può frizzare, rocciare, mettere le spine. Poi Minamimoto con lo shotgun. Dio mio. Facile. Erano tanti, però è stata una cavolata, come al solito.
Da quanto tempo Minamimoto? 110.000. Perché abbiamo il 10% in più di vendita. Qua c'è un altro maiale. Ovviamente si troverà nel punto alto. Oh, ma guarda un po' che sorpresa. Chissà quanti maiali ci sono in questa giornata. Oh no. Allora, iniziamo con questo qua elettrico perché condividiamo la spada e di conseguenza almeno li faccio ricaricare. Perfetto, poi questo qua di ghiaccio, perfetto. Poi questo qua di fuoco, facile. Quello oscuro. Tu che sei di luce. No, Rindo, stai rubando la scena a Neku, che è importante che lo faccia lui. Madonna mia, quanto è grosso steschio. Madonna mia, che male. È enorme. È uno sfermione. Fantastico. Questa sì che era un attimo più impegnativa come cosa dei maiali. Beh, tanto lo sfermione era esattamente quello che volevo andare a vedere se c'era nel negozio. Credo ci sia, ma credo che... Allora, per andare a Tipsy Tops dobbiamo passare da Central Street. Eccoci qua, vediamo. Costa 3 milioni e direi che proprio non è un ottimo, non è un ottimo scambio. Qui a Central Street c'è un altro maialino che penso sia giustamente dove si nasconde con l'abilità di shock, esatto. Che tipo di maiale sarà? Non lo so, però aspetta che devo cambiare spille dopo l'ultimo scontro. Brace yourselves, everyone. Oh no, di nuovo loro. Just leave it to me. Ci provo. Ovviamente. Nice work. Ho le spille peggiori per fare questo tipo di cosa. Gotcha. Most spectacular. Get windy. Ciaone, sono tantissimi. Però aspetta, se quello esplode forse. Esatto. Ciao. Time's up. You got to, it's over. Could have gone worse. Vaffanculo. Questi qua neri che esplodono mi rendono tutto difficile. Yes! All'ultimo secondo! Sì! È stata difficile. Questa è stata difficile. Avevo veramente delle pessime spille per fare questa missione. Veramente pessime. Eppure ho vinto. E ok, rieccoci di nuovo qua dopo aver fatto un giro purtroppo inutile. E ovviamente avevo ragione. C'è l'amica di Shoka. Ho sbagliato purtroppo nel pensare ci fossero anche gli altri ex leader, però chi se ne frega. Siete qui per lo spasso, vero? Certo che sì, guardatevi. Si vede proprio che volete disperatamente quei biglietti. Purtroppo per voi ve li farò sudare. Se ci tenete tanto ad averli dovrete passare. Ayano! Tu, Shoka, che ci fai qui? Li conoscete? E mia sorella, che cosa ci fai tu qui, Ayano? Lavoro, ovviamente. Qualcuno deve pur guadagnarsi il pane. E tu? Non dovresti essere allo Shibuya Palusa? In teoria sì, ma qualcuno ha fatto un casino. Piuttosto. So quanto ci tieni ad avere uno stile particolare, ma... Piantala! Di rubarmi Iggy! Non puoi portarti la mia iguana sulle spalle tutte le volte che esci! Non fare l'egoista, non muori mica se ogni tanto mi fai giocare con lui. E poi a lui piace, non è vero Iggy? Certo che sì, Iggy è cucciolone. Quest'occhio mezzo chiuso della serie.
Non avrei mai detto che Shock avesse un'iguana. Ultimamente c'è questa moda dei rettili. È vero, anche in Cyberpunk c'è. Invero, io stessa ho 10 serpenti. 10! Va, facciamola, finiamola qui. Facci quei timbri e basta. Lo dobbiamo combattere? Figurati se rinuncio al bonus che mi danno se vi batto. Preparatevi. Vieni qui. Troviti di basto. Sai cosa? Ho sbagliato solo una cosa, purtroppo, e avrei dovuto pensarci fin da prima. Dovevo mettere la spilla Minamimoto della pioggia, così la facevamo livellare e eventualmente evolvere. Stupido io, però ho messo quelle di luce che ci fanno recuperare la vita, però. Di già? Minchia! Subito! Ti piacerebbe? Minchia che menata! Era ancora attiva? Occhio alla pioggia velenosa! Devo fare più attenzione a sta pioggia! Madonna mia, se ti sta bene che stai a terra. Era una fregatura, eh? Mi hai tirato uno schiaffone. Non ha mai fatto sti attacchi, è incredibile. Devo stare più attento qua. Aia, ma scusami, ma l'avevo evitato io. Di nuovo la pioggia, ovviamente. Minchia, che male. Via da lì. Devo fare attenzione a quando fa quella carica. Via gli schiaffi. Ogni volta che finisce a terra si rialza e tira uno schiaffo. Madonna mia, adesso ti devasto e recupero a capo di stronza. Shoka, mi dispiace che è tua sorella, ma la stronza va punita. Mi spiace, ti ho messo all'angolino. E l'ho anche uccisa con quello. 3 per il drop rate. Questa è stata la più difficile delle tre. È stata la più difficile perché non mi aspettavo gli schiaffoni così. Non me li aspettavo per nulla. Spilla difficile o spilla facile? Quale abbiamo preso? Fuji Burrasca. È di nuovo una catena anche questa? No, il bonus, maledetti. Sapevo di dovermi trovare un altro lavoro. Tessere, forza! Sto sorriso qua. Timbri, ottenuti! E ricordati di mettere Iggy nel terrario. Certo, ecco, ora sparite. Abbiamo tutti i timbri. Torniamo da Chico a prendere i biglietti. Dubito che sarà così semplice, però. Allora, dovrei avere tutto quello che mi serve, giusto? Perfetto. Vuoi scarlattite, dibarione e sfermione. Il dibarione, purtroppo, devo trovare un punto dove farmarlo. Però per il momento, per dare un bonus a Minamimoto, prendiamolo. Quindi, Minamimoto, questo lo togliamo. Ecco te. Mettiti bel cappellino. Sai che lo vedrei benissimo vestito così uno. E prima che mi dimentichi, fai piovere un po' d'acqua. Vediamo com'è come spilla. Purtroppo quelle che piovono si hanno un ampio raggio, ma non sono eccezionali. Vediamo se questa è buona. Torniamo dal nostro amico demone. Perché ho l'impressione che adesso combatteremo contro Shiba e questa cosa dell'Another Day sia già finita a modo suo? Cioè, a parte cercare i maiali e appunto, probabilmente dopo che avremo finito questo giorno il report segreto, credo che l'abbiamo completato, no? Anzi, no? A me mancano ancora questi punti. Comunque, Ishima, eccomi qua. A meno che già lui non ci dia, boh, 5 punti.
Wow, avete tutti i timbri. Congratulazioni, ragazzi. Siete la prima squadra a riuscirci, davvero. Sembra alquanto strano. Inoltre non ricordo di aver incontrato altri partecipanti. Come premio extra potete partecipare a un round bonus. Se vincerete non avrete dei biglietti semplici, ma dei biglietti VIP per lo Shibuya Palooza. What? Cosa? Con cibo e bevande illimitati, ovviamente. Wow! Non ci credo! Cibo e bere gratis, figo! Ehi Rindo, ci servono quei biglietti VIP! Di brutto, ci stiamo. Ma sì, dai, visto che abbiamo fatto 30. Benissimo, che il round bonus abbia inizio. Yuhu! Oh, Shiba! Ma è appena uscito da una discoteca? Greetings. Salve, picorelle di Shibuya! Questo qui mi sta già antipatico. Sarò io a decidere se meritate i posti VIP o se meritate di restare fuori al freddo. Ai posti, pronti? Via! Un minimo di storia, nulla. Chi se ne frega, giusto? Shiba, ah, oh, che sfiga. Ho appena tolto la spilla di spada di vento a Neku. No, sulla cima di... Ah, ok, peccato, sarebbe stato bello, eh. Shall we begin? Un bel finale, ci sto. Che fai, fuggi Shiba? La spada qua di Phoenix Cantus contro Shiba ci sta davvero un sacco. Dai, esci fuori. Dove sei? Siamo già a metà vita, ma dite che... Che di nuovo ci sarà multifase o sarà unica? No, beh, tutti sono stati... Che è successo? Sono stati tutti fase unica. Vieni, Shiba. Sì, ti piacerebbe. Dopo Yozora tu sei una merda, guarda. Combattere contro uno che spara così tanto con tutte queste copie non è nulla posto Yozora, veramente. La cosa figa è che Shiba utilizza tutti i tipi di armi. La spada spara, fa quello a carica. Sotto quel punto di vista Shiba comunque è figo. Madonna mia, adesso ti asfalto. Ti sfondo a craniate. Muori. Dai che muori, dai che muori. Figlio di puzza. Sì. Figlio di puzza, è morto. Che bello, che soddisfazione, cazzo. Che soddisfazione. Devo vedere se la spilla è in difficile o se è quella normale. No sweat. Oh, ma questa non è... Mi sa che è la variante di quella che abbiamo noi. Noi abbiamo quella bianca, questa è nera. Bello. Incredibile, avete superato il round bonus. Ecco i vostri biglietti per lo Shibuya Palooza. Ve li siete meritati. Shibuya Festival. Ce l'abbiamo fatta. Yuhu! Andiamo alla Shibuya Palooza! Sì, si va al concerto. E Minamimoto non dice nulla? Perché ho il brutto presentimento che adesso Minamimoto scappa con i biglietti? Potrò vedere i Death March. Oh, il nobile Ishimoto! Siamo dei grandi! Bravi! Tenete! Ecco i vostri pass VIP! Bello! E dico davvero, nessuno merita più di voi di rifocillarsi gratis! Grazie. Oddio, non ci credo che questa è la realtà. Shibuya Palooza, arriviamo. Ah, però adesso esulta. Non siate così severo, nobile Rindo. Sta faccina. Sì, alla fine si è risolto tutto. Lasciamolo gioire.
Inutile, piange sul latte avariato, dai. Ma non si di... Vabbè, dai, andiamo a goderci lo Shibuya Palooza. Sì, corriamo al 104 con il nostro nuovo amico Minamimoto. Spermione. Cavolo, quanta gente. Fortuna che siamo VIP, eh. Grazie per aver perso i biglietti, Fred. Non saremmo qui altrimenti. Troppo buona, sciocchina. Ho solo combinato un casino. Non è vero, anche se all'inizio sembrava così. La vogliamo finire, è tutto risolto. Vero, l'importante adesso siamo lo Shibuya Palooza. Eppure manca qualcuno. Avete visto il nobile Minamimoto? Ora che me lo dici, no, è un po' che non lo vedo. Tranquilli, si starà facendo un giretto. C'è gente che preferisce andare ai concerti da sola, sapete? Sarà. Minamimoto aveva un che di strano. Era come se venisse da un'altra dimensione. Però sarebbe impossibile. Yo, Tamarindo! Vieni qui, dai, il concerto sta per cominciare. Woohoo! Yeah, Shibuya Palooza! Finalmente comincia. Se domani finisse il mondo, non avrei rimpianti. È il più bel giorno della mia vita. Ma no, ma come i crediti? Figo! Cioè, allora, più che altro, io forse lo ripeto da molti giochi. Ma cos'è sto scazzo di concludere i capitoli bonus con così poca roba? Nel primo gioco, la Nether Day, a parte il New Day, che è una roba in più e ci sta, ma la Nether Day del primo gioco, compreso il DS, si parla proprio ai tempi arcaici, è lunghissimo. Già il Team Pin, porca puttana, ti tira via un sacco di tempo. Però vabbè, chi se frega, teniamolo a conto. Oltre a quello c'è il boss segreto, che probabilmente c'è anche adesso, dove ci sarà Minamimoto. E questo probabilmente spiega perché se n'è andato. Che è mega difficile, ricordiamolo, il boss segreto nel primo gioco. Sono due nemici che, parliamoci chiaro, su Switch è molto semplificata. Su Nintendo DS devi controllare due schermi diversi con due super boss. Un casino. Più una boss rush. Detto questo, finiamo i crediti. Suonerò un pelino antipatico, ma sono durati di più i crediti di quanto sia durato questo capitolo.